Entro fine mese la famiglia Rom di Berto sarà sistemata nella casa data dal comune, se ne è parlato lunedì in commissione. Incendio di un camion nella galleria Mottarone 2, polemiche sui social, automobilisti chiedono più sicurezza. Elezioni amministrative, presentata la lista Verbania Civica Volt per Brezza con Laura Sau e Giovani. Guida la lista Gusmeroli sindaco, il leghista si è presentato lunedì sera agli Aronesi con programma e lista. La Crack King Art, protagonista a Cannobio, mostra Palazzo Parazzi e diffusa in città dal 4 maggio. Con l'organizzazione dell'atletica Avis Ossolana Villa si è corsa la prima edizione della Villa Avis Race. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. I titoli ci danno l'apertura di questa edizione del telegiornale. Avete sentito ancora una volta la questione Rom di Omegna. Perché? Perché lunedì pomeriggio al forum la competente commissione consigliare ha dato appuntamento ai consiglieri di maggioranza e minoranza, all'amministrazione comunale con il sindaco Berio, ma anche ai cittadini per affrontare la questione relativa all'imminente trasloco della famiglia Rom da una roulotte di Verta in una casa di proprietà comunale. Al termine di questo incontro il sindaco Berio ha espresso soddisfazione per l'andamento della discussione. Ieri alla forum c'è stato l'incontro tra la commissione consigliare e servizi sociali con i consiglieri di maggioranza e minoranza, i vertici dell'amministrazione comunale, il CIS e i residenti di Verta. Sul tavolo dell'incontro il tema relativo all'appartamento che verrà dato alla famiglia Rom. Come è andato questo incontro, sindaco? Sì, l'incontro a me sembra che sia andato bene, nonostante diciamo le giuste preoccupazioni dei residenti nella zona della Verta. Credo che il presidente e il direttore del CIS abbiano fornito le giuste rassicurazioni sul fatto che comunque questa famiglia verrà monitorata, verrà seguita, verrà portata a comportarsi nel modo corretto, ad una convivenza corretta con i vicini di casa. Diciamo che anche da parte dell'assessore Viscardi e anche dei consiglieri di minoranza c'è stata alla fine una condivisione di questa scelta, pur nelle difficoltà che si dovranno affrontare, ma credo siamo tutti convinti del fatto che sia un passaggio necessario per togliere queste persone da una condizione di pericolo sanitario e anche di sicurezza per la loro vita, ma anche un momento di un po' di un salto culturale della nostra comunità che deve convivere, abituarsi ed accettare il fatto che ci saranno sempre più spesso in futuro persone con diverse culture, diverse abitudini, diverse credi religiosi, diverse mentalità, ma che noi dovremo accogliere, integrare e farli diventare parte attiva della nostra comunità. Cronoprogramma, sindaco, quando la famiglia entrerà nell'appartamento? Ma ormai manca soltanto l'arredamento, quindi penso che nel giro di 2-3 settimane potrà avvenire l'insediamento nell'appartamento. E ora la cronaca con l'incendio di un camion. È successo nella prima serata di lunedì all'interno della galleria Mottarone 2 lungo la A26, è successo in direzione sud. Dopo i fatti sono ovviamente prontamente intervenuti i vigili del fuoco, ma sui social è scoppiata la polemica e sono moltiplicate le prese di posizione degli automobilisti che ora chiedono più sicurezza.
Incendio di un camion nella galleria Mottarone 2 ieri poco dopo le 19 tra Strese e Brovello Carpugnino sull'autostrada A26 Genova Gravellonatoce in direzione sud. Fortunatamente l'intervento immediato di una squadra di vigili del fuoco della sede centrale di Verbania con il supporto dell'autobotte e dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Stresa ha permesso di estinguere il rogo mentre gli occupanti del mezzo avevano guadagnato l'uscita dalla galleria autonomamente. Una lunga coda si è fermata con auto rimaste ferme anche 2 ore. La sicurezza di chi attendeva è stata gestita dai vigili del fuoco con la collaborazione della polizia stradale e del personale di rete autostrade. Le 2 persone che erano a bordo del mezzo andato a fuoco sono state portate per accertamenti in ospedale da personale del 118. Ma sui social sono state molte le polemiche di chi quella strada la percorre tutti i giorni dopo anni di lavori e di restringimenti di carreggiata che costringono il doppio senso di marcia su di un'unica carreggiata sotto le gallerie. Alcuni paragonano la situazione a quella della Salerno-Reggio Calabria. La provincia del VCO ha recentemente costituito una commissione che si occupa di seguire i problemi causati dai continui cantieri sia lungo la A26 che lungo la superstrada dell'Ossola. E ora invece apriamo una pagina dedicata a quelle che sono le elezioni amministrative di inizio giugno. Partiamo da Verbania perché oggi è stata presentata la lista Volt Verbania Civica formata da Laura Sau insieme a tanti giovani. Questa lista sostiene il candidato sindaco Riccardo Brezza. Verbania Civica Volt è una lista neonata che sosterrà Riccardo Brezza. Quali sono i vostri punti principali? La nostra è un'alleanza generazionale che cerca di coniugare l'esperienza amministrativa e politica portata da Verbania Civica con l'innovazione di Volt. Noi vogliamo rendere protagonisti i giovani e giovanissimi che sono con noi, alcuni davvero hanno poco più di 20 anni, perché crediamo che Verbania abbia bisogno della loro energia, della loro freschezza, della loro creatività. Naturalmente a partire anche da quella che è la mia esperienza o l'esperienza della lista Verbania Civica che ha alle spalle comunque 10 anni di attività amministrativa. Quali saranno i principali punti del programma? Allora, noi ci concentreremo, allora, come priorità assoluta la sanità. Nelle nostre riunioni emerge questo tasto dolente delle lunghissime liste d'attesa, del fatto che gli ospedali non siano particolarmente ultimamente attrezzati per ricevere il numero di persone che hanno bisogno di cure o di analisi o di TAC o di radiografie. Quindi la sanità, i trasporti, soprattutto quelli cittadini per cui VCO Trasporti è competente essendo di proprietà, possedendo il comune di Verbania più del 44% delle quote, quindi queste 2. Gli eventi, quindi gli eventi, la cultura e il creare delle attrattive che ancora non ci sono, di modo da attirare magari anche un turismo fuori stagione e di qualità, un turismo sostenibile. La mia personale esperienza è stata di aver vissuto in una città che non fosse Verbania e in un paese che non fosse l'Italia per 5 anni, quindi sono ritornata con il mio bagaglio e il potenziale che ho raccolto in giro e ho detto cavolo, ma Verbania ha veramente tantissimo, merita tantissimo, però ha bisogno ovviamente di una collaborazione fra le parti, ecco perché noi abbiamo questo tema importante, centrale, che è l'alleanza generazionale. Ancora elezioni, mandiamo ad Arona. Alberto Gusmeroli, parlamentare leghista, lo sapete, è in lizza per lo scranno amministrativo più importante della città. Ebbene, lunedì sera ha presentato alla città quello che è il suo programma elettorale, ma anche la lista che lo sosterrà in questa corsa verso l'8 e il 9 giugno. Alberto Gusmeroli è pronto a ritornare in sella all'amministrazione di Arona dopo 2 mandati da sindaco e 30 mesi da vice sindaco. Pronto? Ma se avrò la fiducia dei cittadini e se tanto mi dà tanto, 380 persone stasera al pienone con gente anche in piedi, significa che i 10 anni in cui abbiamo investito per 28 milioni di euro, risanato i conti del comune senza un debito, cercando di stare vicino a tutte le fasce di popolazione, in qualche modo stanno portando quel consenso che è necessario se si vuole
governare bene il futuro. La città è una città meravigliosa, i cittadini sono veramente eccezionali, quindi insomma speriamo che il programma, che è un bel programma perché riguarda parcheggi, riguarda riqualificazione della piazza San Graziano, riguarda coinvolgimento dei giovani, quindi tanti giovani che spesso sono tenuti fuori dalla politica, qua sono accolti e potranno, partendo dalla minima età del voto, fare politica. E questo oggi forse è la grandissima novità, insieme a tutto quello che si sta facendo per una città che merita, perché Arona è una città meravigliosa. Abbiamo sentito parlare anche delle 3S, sociale, scuole. Sì, scuole, sociale, sicurezza, ma soprattutto il tema vero è avere una città che sia leader del Lago Maggiore, sia punto di riferimento per gli eventi. Poi devo dire questa grande, grande risultato della riqualificazione della stazione, è unica città del Piemonte, una tra le 15 città in Italia. E dopo la S viene la T come turismo? Turismo, assolutamente, perché la città è una città che dal punto di vista turistico non ha eguali. Allora, l'intervista a Gusmeroli parlava di turismo, noi parliamo di turismo. Perché? Perché Stresa nei prossimi giorni ospiterà il terzo forum delle risorse umane promosso da Federalberghi, annunciati ospiti anche importanti. Nel parterre ci saranno chef tipo Cannavacciuolo, Sacco, ma anche Bartolucci. Si svolgerà l'11 e il 12 aprile all'Hotel Regina Palace di Stresa la terza edizione del forum Risorse Umane e Competenze nel Turismo, organizzato da Federalberghi. La due giorni, aperta da Gian Maria Vincenzi, presidente Federalberghi VCO, Angelo Gallina, presidente EBT VCO e Giuseppe Roscioli, vicepresidente vicario di Federalberghi, vedrà al centro il tema della formazione nella valorizzazione delle risorse umane. Sul palco sono attesi, tra gli altri, gli chef Giorgio Bartolucci, Antonino Cannavacciuolo e Marco Sacco, oltre a diversi imprenditori del settore dell'ospitalità, tra cui Cinzia Primatesta, Antonio Zacchera e Andrea Padulazzi. La seconda giornata si aprirà con un panel, al quale parteciperanno studenti e giovani albergatori, sulle rispettive aspettative e sulle esperienze di alternanza scuola-lavoro, per proseguire con gli interventi di Claudio Gagliardi, vice segretario generale Union Camere, Alessandro Mele, coordinatore nazionale ETS Turismo, Luigi Valentini, presidente della Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri, Gianluca Lombardo, dirigente dell'Ufficio 4 della Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Alessandro Massimo Nucara, direttore generale di Federalberghi e presidente dell'ente bilaterale Nazionale Turismo. Uno a Santa Maria Maggiore e uno a Domodossola. Sono stati così destinati i 12 nuovi medici di famiglia assegnati nel Verbano Cusiossola dagli uffici regionali, che hanno reclutato complessivamente 181 nuovi professionisti per tutto il territorio piemontese. L'assegnazione è avvenuta al termine di un avviso che ha visto la partecipazione di circa 200 aspiranti medici di medicina generale, la grande maggioranza dei quali ha accettato la destinazione. 11 nuovi medici assegnati al territorio novarese. Già in questa settimana è previsto un nuovo avviso per ulteriori assegnazioni, aperto a medici già nella graduatoria regionale, ai trasferimenti da fuori regioni e ad eventuali nuovi idonei. L'associazione Pro Senectute di Omenia compie nel 2024 50 anni di attività e di vita. Il sodalizio cusiano in questi giorni ha ricordato questo importante traguardo, guardando però anche al futuro. Tanti progetti in cantiere per tenere in attività gli anziani. Questi progetti sono in parte realizzati anche con la collaborazione delle giovani generazioni. Sentiamo la Presidente. E i prossimi 50 anni come saranno? Allora, non vogliamo solo autocelebrarci, quindi quest'anno abbiamo tanti progetti in atto e non solo con gli anziani, ma ci teniamo ad avere dei progetti intergenerazionali. Quindi lavoriamo con le scuole, abbiamo un progetto con il liceo, la sezione musicale,
Abbiamo un progetto di teatro sull'alimentazione e gli orti sociali con la scuola primaria. Abbiamo ancora con il centro di formazione VCO una sperimentazione su una coltivazione idroponica agli orti sociali. Quindi vogliamo un po' uscire dai nostri recinti e offrire un modo di essere attivi per gli anziani collaborando con i più giovani. Abbiamo un gruppo di lettura, Il piacere di leggere insieme, che si trova ogni 15 giorni. Ci siamo aperti al patto per la lettura del Comune di Omegna e quindi faremo delle letture ai bambini più piccoli, all'Oasi della Vita, letture di favole, letture anche su verdure, visto che abbiamo gli orti sociali, e riceveremo a nostra volta dei ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi che verranno a fare delle letture agli anziani, quindi sarà un'esperienza, uno scambio vicendevole. Abbiamo aperto questo salotto del lunedì in centro per avvicinarci sempre di più agli anziani, anche quelli che non sono frequentatori dell'Oasi. Oltre a questo continuiamo la nostra attività con laboratori di vario tipo all'Oasi, con per esempio laboratori di feltro, di raccolta di erbe edibili, e abbiamo riaperto anche il secondo campo da bocce perché sono tanti coloro che amano giocare a bocce. Cambiamo argomento, parliamo di arte, andiamo a Cannobio. Creature fantastiche, e questo è solo un assaggio, popoleranno il lungolago di Cannobio, le sue piazze e vie, la corte di Palazzo Mandamentale. La Cracking Art sarà protagonista questa primavera estate nella cittadina al confine con la Svizzera, anche con sculture di grandi dimensioni. Creo, il titolo della mostra diffusa. Il movimento nasce nel 1993. Cracking è quella rottura che cambia il naturale in artificiale, la reazione chimica che trasforma il petrolio in plastica. Un procedimento drammatico se non controllato. Le sculture in plastica riciclata sono realizzate per sollecitare una riflessione collettiva sui temi dell'effetto antropico sull'ambiente attraverso un linguaggio estetico innovativo. Dal 4 maggio la città di Cannobio è lieta di annunciare una collaborazione con Cracking Art. Verrà eseguita una mostra evento che coinvolgerà non solamente Palazzo Parasi ma tutta l'abitato di Cannobio, andando alla ricerca di luoghi poetici ed enigmatici per andare a creare un confronto tra quello che è l'esistente e la poetica artistica di Cracking Art. Quindi nei borghi, nelle vie di Cannobio troveremo queste sculture, e poi invece all'interno di Palazzo Parasi cosa troveremo? All'interno di Palazzo Parasi la prima mostra sarà dedicata a opere inedite di Cracking Art, frutto di un lavoro e di un percorso di crescita degli ultimi 30 anni dalla fondazione. E poi la seconda mostra ospiteremo Enrica Borghi, che dagli anni 90 pioniera del riciclaggio delle materie plastiche e andrà a portare il suo tocco e la sua opera che crea sempre meraviglia e sconcerto. Nel prossimo servizio il bilancio di un anno di lavoro per Corecom Piemonte. Come Corecom Piemonte siamo molto soddisfatti di come è andato questo 2023 per quanto riguarda i contenziosi relativi alle controversie che sorgono tra gli utenti e gli operatori di telefonia e di pay TV. Abbiamo registrato una leggera flessione delle istanze di conciliazione e di definizione, ma ciò nonostante il Corecom Piemonte è riuscito a restituire ben 1,5 milioni di euro ai cittadini piemontesi tra rimborsi e storni. Questo è un dato assolutamente significativo che conferma ancora una volta l'ottimo lavoro che viene svolto attraverso la piattaforma Concilia Web, che è sicuramente uno strumento innovativo introdotto ormai da qualche anno e che ancora una volta dimostra come sia una strada assolutamente efficace e utile per tutti i cittadini rispetto magari al contenzioso ordinario, che ha sicuramente dei costi e dei tempi molto più lunghi rispetto a quelli che
possiamo garantire invece noi come Corecom Piemonte. In particolare nell'anno 2023 abbiamo registrato un totale di oltre 4.500 istanze di contenzioso, di cui l'8% sono domande di definizione. Molteplici sono state anche le richieste per l'attivazione delle procedure d'urgenza proprio nei casi di servizio sospeso, anche qua parliamo di oltre 470 domande presentate al Corecom, di cui poi 100 si sono risolti con dei provvedimenti temporanei, mentre fortunatamente ben 373 sono state richieste immediatamente accolte e soddisfatte con la immediata riattivazione direttamente dall'operatore. Siamo allo sport, in primo piano l'atletica con Villavis Race. Con l'organizzazione dell'atletica Avis Ossolana si è tornati a correre a Villa d'Ossola con la prima edizione dei Villavis Race, che ha preso il posto del Winter Trail di Bogogna. Alla prima assoluta si sono presentati 200 runners per sfidarsi nella città un tempo patria della metallurgia pesante. Percorso quasi interamente pianeggiante che dopo la partenza in Piazza Repubblica e aver abbandonato le vie di Villa d'Ossola si è snodato immerso nella natura sulla riva destra del Toce per poi ritornare in città percorrendo la caratteristica collinetta ed il successivo passaggio sulla pedonale dell'Ovesca con la chiesa romanica di San Bartolomeo a fare la cornice. Due i percorsi, uno da 18 km e uno da 11 per chi non è ancora pronto per le lunghe distanze. Nella gara principale a farla da padrone è stato l'Orna Bassese di Migiandone Matteo Fodrini di Sport Project VCO, che si è imposto nettamente sugli avversari e ha fermato il cronometro dopo 1 ora, 2 minuti e 40 secondi. Posto d'onore per il compagno di squadra e intramontabile Mauro Bernardini, in 1 ora, 4 minuti e 4 secondi, che nello sprint finale ha avuto la meglio su Alessio Lomazzi dell'Avis Marathon Verbania. A chiudere la top 5 Davide Moglia dell'Agenzia Nella e Fabio Rolando del Castiglione. In campo femminile netto successo per la giovanissima Alessia Pozzi dell'Agenzia Nella, che ha chiuso la sua fatica in 1 ora 15 e 43, a quasi 3 minuti di distanza Sara Locatelli in seconda posizione. A chiudere il podio Chiara Cerlini del Bognanco, seguita da Alessandria Sciacca dell'Atletica Levante e Chiara Bellardelli dell'Agenzia Nella. Andrea Barozzi è stato il primo a giungere al traguardo nella non competitiva di 11 km, seguito da Daniele Peretti e Matteo Rollone. Tra le scarpette rosa, davanti a tutte, è giunta Letizia Scaciga, quindi Teresa Bianchetti e Linda Scaciga. Domenica 14 aprile si corrono la Ossola Trail con partenza e arrivo dal pittoresco lungolago di Mergozzo, passaggio a Candoglia, alla Cava del Duomo di Milano e per ultimo la scalata al Montorfano. E martedì l'appuntamento è con Basketando alle 20.30, che torna poi mercoledì alle 9.13. Appuntamento con Basketando, una puntata in cui parleremo della sconfitta dopo 3 vittorie consecutive della Paffoni a supplementare contro la Gema, del futuro prossimo e speriamo ancora più in là, che significherebbe playoff, perché ci sono 2 partite da vincere a Piombino e in casa di domenica contro Sant'Antimo, sperando in un paio di combinazioni favorevoli per arrivare alla post season che conta. Insieme a noi Emanuele Solaroli. Ciao a tutti. Ti sei ripigliato, hai dormito, hai preso sonno dopo quella schifezza nefandezza che hai combinato sotto canestro? Ti è rimasta impressa quella? Non è... Sì. Sì, sono qua pronto per questa intervista. Ok, ti sei ripreso allora. Mattia Colto, ciao Mattia. Ciao a tutti. Si va a Piombino, lo diremo dopo, non in gita turistica. Sì, assolutamente decisi a tener vive le nostre speranze. Ripeto, 2 su 2 necessario e poi sperare in qualche risultato favorevole nella grande ammucchiata a quota 34 in classifica. Di questo parleremo con Emanuele e Mattia qui nella puntata di Basketando. Alle 21.45 l'appuntamento è con Trail Run Mania, il talk show di VC Azzurra TV dedicato alla corsa in montagna. Protagonista in questa puntata sarà la maratona della Valle in Trasca. Come sempre a parlarcene sarà Luigi Ciccarone in compagnia dei suoi ospiti. La trasmissione torna in replica alle 13.45 e alle 18.40 mercoledì. Prima dei saluti la linea a Don Renato. Bentrovati a tutti e a tutti, sono come vedete alla colma di Cesara, dietro di me questa casa, il CAS, centro di accoglienza straordinario, ne abbiamo parlato tante volte, ci sono più di 80 persone, ma non volevo parlarvi di questo. Certo, si potrebbero dire tante cose, qui ci sono
gli ospiti che da 3 mesi non ricevono il pocket money, 75 euro al mese, da 3 mesi non lo ricevono. Credo che questo sia vergognoso, ma non volevo dirvi questo. Noi abbiamo cercato anche a Natale di condividere tante cose che non sto qui a ricordare adesso. Non volevo neanche parlarvi del fatto che invece il governo ha scelto di mandare qualche migliaio di migranti in Albania al costo di 100 euro al giorno, mentre in Italia costa molto meno. Non è un problema economico, ma è un problema politico. Non volevo neanche dirvi che, per esempio, la nave Mare Ionio che soccorre in mare è stata multata, è stata fermata. Credo che sia davvero vergognoso. Volevo dirvi invece un'altra cosa, che pare che sia trapelato dal Ministero della Difesa che si vuole proporre ad alcuni stranieri che sono in Italia e che vogliono la cittadinanza di arruolarsi nell'esercito, una forma di legione straniera all'italiana. Sei uno straniero, vuoi chiedere i tuoi diritti, vuoi la cittadinanza, arruolati, fai la guerra per noi. Io credo che sia davvero questa una brutta notizia in mezzo alle tante invece cose belle che le persone semplici cercano di fare. Ne riparliamo magari meglio venerdì con Non di Solo Pane, anche perché il 10 aprile a Strasburgo ci sarà una decisione importante della UE. A venerdì. Grazie Don Renato, io mi fermo qui. Buona serata a tutti.